Allora, nella lezione di oggi è abbastanza semplice l'argomento. In pratica vi voglio dire che sì, vi capita di uscire qualche sera, no? Magari andate al ristorante, ma andate a divertirvi. È importante sempre sincerarsi di chi viene con voi, capite? Perché poi, quando si fanno sti gruppi d'amici che si portano amici di amici di amici, state attenti perché vi potreste trovare una sorpresa. Indovinate chi? Praticamente hanno portato, sai, i classici amici loro, perciò sono conoscenti tua. Andiamo al classico ristorante al centro, no? Che c'è un po' tutto, che fa la pizza, la carne, la pasta, il pesce e i soliti insalate, eccetera. Fatto sta che sto ristorante, qualunque cosa tu ordini, dentro c'è sta la carne. Per cui tu ordini insalata, c'è sta la carne o il pesce. O te fanno insalata col prosciutto, o te fanno insalata col tonno. E tu dici, ma io vorrei l'insalata, guardi, proprio senza prosciutto, senza carne, senza tonno, senza pesce e via dicendo. Vabbè, te la portano comunque dentro quei pezzi di formaggio, caricotta, con un pezzo di ovo, comunque sta roba qua. Allora, andiamo al ristorante, si mettiamo seduti, vedo sta coppia qua che è venuta con noi, sti conoscenti, chi cazzo li conosceva, vabbè, si eravamo presentati, diciamo poi dei nomi pure dei nomi particolari, uno si chiamava il De Brando e lei si chiamava Rosamunda, una roba del genere. Il De Brando e Rosamunda comunque erano nomi strani, che già quando gli dava la mano, sai, uno tende a scordarseli, Samantha, Marisa, perché poi si chiamano tutti così, invece il De Brando e Rosamunda non è che ti scordi, no? Si mettiamo seduti a tavolo, conoscevo pure uno dei camerieri perché una volta gli ho menato, gli ho dato un cassotto qua perché aveva rotto i coglioni, no? E praticamente il cameriere giustamente mi fa, ah, che ordinate, che non ordinate, e questi li vedo che si agitavano, che cazzo è successo, si stanno già agitando, che hanno, ma manca ordinare, già si stanno agitando, e niente, praticamente questi fanno, scusi signor cameriere, senta, ma è possibile che non c'è nulla per noi? Non c'è nulla per noi? Per noi c'è sta tutto, tiè, stiamo qua seduti al tavolo, ci hanno date le sedie, si vuoi il seggiolone, le faccio dal seggiolone, stai più comoda, c'è sta tutto, guarda che menù, ci stanno 16 pagine di menù, poi pigliate pure la panna cotta, alla fine. No, ma per noi vegani. Cazzo, ho sentito vegani, che cazzo sono? Ho fatto, ma scusa, ne eravate italiani voi? No, ma che c'entra, mi fa questa qui? Fa, noi vegani, cioè, non ci piace, facciamo la dieta vegana e poi non ci piace vedere soffrire animali, le bestie, e sono tutti esseri viventi qua là. Io faccio scusa, io ho fatto, ma in pratica voi che non ve mangiate? Beh, noi intanto non mangiamo carne, non mangiamo pesce e poi tutti i derivati del pesce, perciò dell'animale, non mangiamo le uova, non mangiamo i formaggi perché sono fatti con latte degli animali, eccetera, eccetera. Il fatto è che gli hanno menato l'animale che non ce gliele dette, gli ho fatto. Sì, magari può capitare una mucca che non fa tanto latte e il contadino gli dà due pizze e questa magari si è da fare. Però gli ho fatto, mica gli hanno fatto una cosa male. Magari piace una mozzarella, ah ma scherzi, la mozzarella, poi la mozzarella non lo sai che è piena di pesticidi, di ormoni e di... Io faccio ormoni dentro la mozzarella quest'anno, no, fai gli ormoni, ah, ho detto non mangio un ormone dentro, siamo pure cannibali, ma questi ci staranno a di, no, praticamente. Vabbè, fatto sta che questi non avevano trovato un cacchio sul menù. Allora, giustamente il cameriere fa, guardi, non so, boh, parliamo col cuoco e vediamo un po' un attimo una soluzione, no? Torna dopo 5 minuti e dice, guardi, il cuoco non gli può fare un pezzo di pane, gli ci mette dentro, non sa manco che mette, cioè, ci metterà dentro un po' d'erbetta, una roba. E io quindi, guardi, faccio, scusate, ma siamo andati al ristorante, gli ho detto, ma voi volete mangiare sto pezzo di pane con sterbetta dentro? Gli ho fatto, è come se impelato va dal parrucchiere e rompe i coglioni, gli ho fatto, no? È normale, c'hai i capelli in testa, non c'entri dal parrucchiere, che cazzo ci va a fare il ristorante se ti mangi il panino con l'erbetta? Ma, no, ma io poi neanche la volevo mangiare questa erbetta, non so neanche da dove viene. Ho fatto, sì, molto, poi gli famo fare pure l'esame del DNA all'erbetta prima di portartela, no? E niente, vedo questi che si agitavano, a un certo punto viene il proprietario. Porco dice il proprietario, questo non alza mai il culo da sedia, sarsato. Tra l'altro c'ha 90 anni, tanti so quanti anni c'ha, comunque è vecchio, si porta pure male. Sta sempre là seduto, un ciccione, sta messo male. Mi fa, dica, che c'è, che problema c'è? Fa, no, guardi, noi siamo vegani, fa.
E io non lo so, io qua ho preso tutti i turisti da tutto il mondo, nessuno ha mai rotto i coglioni, ma arrivate voi, fa, e scegliete qualche storia. Fa, no, ma non ha capito, perché poi questi ogni volta dicono vegani, noi se pensiamo che sono o stranieri o di un altro pianeta, perché a me mi ricorda Vega, no? Dico, che cazzo saranno quelli amici di Gordrake, che cazzo ne so. Vabbè, fatto sta che sti vegani praticamente hanno iniziato a fare sta storia, fa, senta, ma lei come può mandare avanti un ristorante per noi e arriviamo qui non sappiamo che cosa mangiare? Fa, senta, signor, non c'ho niente da fargli mangiare, gli fa, che vuole che gli porto? Fa, all'altri ristoranti quelli dove ci stanno quelli come lei, fa, che se magna? Beh, c'è il tofu, c'è il seitan. Ah, quello è a blocca. Ah, no, il seitan ce l'ho, se vuole glielo porto. No, no, il seitan è glutine di frumento. Quello fa, signore, non parli complicato. Allora che se vuole mangiare? Beh, magari ci fa, non lo so, ce l'ha del mais. Fa, c'ho due pannocchie in cucina. Devi scartavetro, te butto dentro. Alla fine questi hanno girato, tutte le girate. Che fanno? Alla fine hanno tirato un piatto. Non so che cazzo ci hanno messo dentro. Fatto sta che intanto abbiamo ordinato pesce, fritture, chi ha ordinato carne, hamburger, pasta con la pagliata, tutti a mangiare, no? E questi che stavano lì tutti, ma poi li vedevi secchi così, queste facce, cioè tutti amici miei, tutti belli con le panze, belli capienti, questi secchi là così, queste braccia tutte inquartate, poi ce la faceva, ecco perché camminavano male, ho pensato, questi non mangiano. Questi camminano, mentre andavamo lì al ristorante, camminano mezzi sciancati, mezzi storti. Io mi sono domandato, ma che cazzo stanno a fare? Ma che è successo? Magari ci hanno avuto un incidente, c'hanno queste facce bianche. Che cazzo ci hanno avanti? Magari mi attaccano pure. Fatto sta che durante sta cena a un certo punto io stavo a mangiare bello prepotente e ci guardo. Oh, avete rotto il cazzo, il menù non andava, le cose. Poi ci guardate. Vabbè, mi guardavo, io mangiavo, faccio, ma guardo, che c'è? Che problema c'hai? No, beh, stai mangiando comunque un essere vivente. Non so, era vivente, io ho fatto, è morto. Hanno ammazzato, se lo so portato in giro, se lo so portato qua, hanno cucinato ed è vivente, c'è rimasto poco. Beh, tu immagini che quell'animale oggi poteva essere lì, felice, spensierato per i prati. Ma quali prati? Io ho detto, questo sarà questo se no moriva di vecchiaia, io ho detto. Sta cazzo abbacchio qui, quanto vuoi che campa? Mese, due mesi. Poi prima o poi che succede? O mettono sotto le macchine, o si mangia qualche zozzeria per terra, o gli dia un altro abbacchio che l'ammazza, perché tra di loro devi vedere quanto sono cazzati, no? Si mettono le mani addosso, qua, là. Allora, niente, continua a insistere, io continuo a mangiare, questo mi riguarda. Poi a un certo punto, ti dico, mi portano a birra. E beh, anche la birra, poi quella. Ma lei guida dove? Cioè, lei chi ha fatto? Che mi sa da donna gli faccio? No, lei, faccio io, ecco, certo che guido. Beh, beve la birra. La birra non mi ha fatto male a nessuno. Figurate, mo, mi beve una birra, posso guidare la macchina. Fa, beh, guarda che per esempio ti dovresti fare il test alcolemico. E ho fatto, guarda, io ho fatto tutto. Il test per l'epatite, l'AIDS e il coso, stavo bene, ma mi devo pure il test alcolemico, gli ho detto. Io comunque, famiglia mia, non ha mai avuto nessuna sta alcolemia. No, no, è quello che tu soffi dentro una cannuccia. Ho fatto, senti, fagli soffiare a tua moglie dentro la cannuccia, che a me mi interessa, io ho fatto che c'aveva la faccia che eri strano, te. Boh, me lo fa soffiare dentro la cannuccia. Vabbè, che, lasciamo perdere, che tanto la responsabilità è tua, hai fatto sì, certo, soffiare una cannuccia tua, la responsabilità mia sì, ho fatto. Ma non vedi questo? Vabbè, niente, finiva di mangiare, oh, alla fine che fai? Tu fa portare amaro, il dolce, il controdolce, questi non hanno mangiato niente, sono mangiati una roba che era indegna, noi si sono riempiti. Se fanno portare amaro, poi arriva il conto. Arriva il conto. Allora, regà, faccio, dividemo pari, no? Erano 25 euro a persona. Questi ci guardano, fa, beh, noi no, noi siamo vegani. Ho fatto, che c'hai dei soldi qua dalla terra, voi vegani? No, ma che c'entra? Fa, noi praticamente che cosa facciamo? Abbiamo preso solamente un piatto e ho fatto, lo so, il piatto avete preso voi qua, la specie di pannocchia sgrattugiata. Il cuoco ci ha fatto pagare quanto tutta la frittura di pesce. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, perché gli avete talmente rotto i coglioni che se andiamo a vedere la voce, la cosa che costa di più. Perché questi a noi la frittura ce l'avevano, ce l'hanno fatta, a voi sta pannocchia se la sono dovuta capo a mano. E ho detto, voi pagate quanto latte, state zitto, se no pagate pure più. E quello tutto aggirato, no, ma perché? Tutto aggirato, gli ho detto, pesi 40 kg, con una mano te fermo e con l'altra te schiaccio per terra, gli ho detto. Ah, ma vedi, voi carnivori siete anche aggressivi, ho fatto, saremo aggressivi.
tu invece mi pari morto che cammina, io ho fatto meglio essere aggressivi che morto che cammina. Senti, io non capisco questa storia che tu praticamente adesso ci stai facendo delle prepotenze. Ho fatto, senti, chiudiamo la cosa, la prossima volta che scimo voi andate a mangiare coso all'ospedale, che lì sicuramente tu patate bollite per rimediano, e noi se ne andiamo al ristorante. E così è finita sta serata con questi amici vegani, che poi non erano amici, erano conoscenti, ma era per informarvi proprio sul fatto che se vi capita una serata chiedete sempre se ci stanno sti vegani, ho detto, perché magari stanno in gita e vengono con voi. Saluto!